Quella che io propugno non è la distruzione delle identità tradizionali, è l'opzione per un'identità nuova in cui potenzialmente si ritrovino tutte le identità elaborate dal genere umano nel suo lungo cammino. Domenica mattina di non pochi anni fa ormai, Maria Teresa Pacini, che molti di noi hanno conosciuto e che vorrei ricordare qui stasera con affetto, mi portò alla Badia Fesolana ad ascoltare padre Ernesto Balducci. E quel giorno Balducci parlò di Bush Senior, allora presidente degli Stati Uniti d'America. Balducci non poteva a quei tempi immaginare che poi ci sarebbe toccato in sorte anche il figlio W. Junior. E a proposito della guerra che Bush aveva con grande enfasi dichiarato al narcotraffico a quei tempi, padre Balducci disse più o meno queste parole: il presidente Bush non potrà mai combattere veramente i grandi mercanti di droga dell'Occidente, perché se lo facesse segherebbe il ramo su cui lui stesso è seduto. E io pensai tra me e me, però mica male per essere un prete. La poesia della vita dei poveri, al di là di ogni valutazione d'altro tipo, è una grande eredità che io conservo. Quando sono entrato in quella falsificazione che è la cosiddetta povertà del mondo religioso, ho avvertito subito, sebbene confusamente, l'imbroglio. La vera povertà evangelica l'avevo già vissuta a casa, non nel seminario con tutti i mezzi garantiti, con uno standard di vita raffinato che mi restituiva di tanto in tanto al mio paese, con la possibilità di scendere dall'alto in basso, di guardare la vita di prima, ma dal di fuori, con quel sottile compiacimento che nasce sempre dall'educazione elitaria. Questo mondo di miseria è il mondo delle mie origini, che non solo non posso dimenticare, ma per redimere il quale ancora lotto. Fatta di stenti, di rinunce, di grande dispendio di sé, non è soltanto la memoria di un osservatore attento e sensibile come Balducci, fu anche una sua esperienza personale, perché Ernesto, appena adolescente, per aiutare la famiglia, dovette abbandonare gli studi e andare a lavorare. A 12 anni, invece di predicare come Gesù nel Tempio, indossai la piccola tuta ed entrai nell'officina di un fabbro ferraio. Per quasi 6 mesi feci le mie 8 ore di lavoro quotidiano. Aiutavo a ferrare i cavalli o gli asini, a costruire reti da letto, a saldare pezzi di ferro,
a modellare sull'incudine i tondini, a rifinire alla morsa, lima in mano, i prodotti. Qualche amico sorride a questi ricordi, come se fossero una civetteria. Ma in realtà ho sperimentato sulla mia pelle il giogo della necessità. Ricordo il giorno in cui mio padre, ero seduto sulle scale di casa, mi disse che dovevo abbandonare per sempre la mia mania per i libri perché mi aveva già fissato il posto di lavoro. Lui era in quel momento disoccupato e non si poteva più andare avanti. Piansi, ma senza nessuna ribellione cominciai la mia nuova vita, che doveva essere definitiva se gli scolopi, interessati al mio caso da un amico di mia madre, non mi avessero offerto un posto gratuito nel novembre del 1934. Il fabbro ferraio, si chiamava Manfredi, era un anarchico perseguitato dal fascismo. Uomo di grande saggezza e di robusta dignità morale, mi insegnò a guardare le cose dal basso, con spregiudicatezza e con rabbia, ma anche con umorismo. Nel gabinetto dell'officina campeggiava una scritta: «Saranno grandi papi, saranno potenti re, ma quando qui si seggono sono tutti come me». E bestemmiava con grande fantasia mentre batteva il ferro sull'incudine. Mia madre mi aveva premunito contro questo scandalo, ma alla lontana io sono riuscito, per merito di Manfredi, a distinguere la bestemmia proletaria, che è un fenomeno religioso, dalla bestemmia borghese, che è ributtante cinismo. Quando gli comunicai che il giorno dopo sarei partito per il collegio degli scolopi, mi mise le mani sulle spalle e mi disse in modo ieratico: «Non ti lasciare imbrogliare da preti». La sera del 14 giugno 1944, a Castelnuovo Val di Cecina, presso l'Arderello, furono fucilati dai nazisti 77 minatori, prelevati la notte precedente dal villaggio operaio della Niccioleta. Ma mentre Eraldo, Mauro, Luigi e gli altri hanno pagato con la vita la fedeltà al vero, noi sopravvissuti, che andiamo facendo? Celebriamo la resistenza, che fu un immenso, glorioso sogno di pace. E nel frattempo lasciamo che i nazisti dell'anno 2000 vadano disseminando su tutto il pianeta gli ordigni della morte. Questo sì che è un tradimento.